ben ritrovati. Io vi porto anche il saluto del nostro direttore Cecilia Holberg, che è in missione all'estero e che quindi diciamo non può essere con noi questa sera. Noi proseguiamo il nostro ciclo appunto dedicato ai restauri più recenti della galleria, restauri che per fortuna continuano e anzi proseguono. Noi ne abbiamo già messi in cantiere altri tre e inutile dire che questo è normale e scontato, no? Per un museo, ed è bene sottolinearlo, credo, perché in questo periodo sembra invece, lasciatemelo dire, che a volte che siano più importanti altri aspetti, altri accenti, più di natura numerica, e invece i numeri sono sì importanti, ma per un museo del Ministero dei Beni Culturali restano di fondamentale importanza, credo, quelle che sono le attività distintive che storicamente contraddistinguono un museo, e tra queste le attività di restauro nell'ambito della conservazione, della tutela delle proprie collezioni, così come dovrebbe essere rafforzata anche questa attività nel territorio, e ormai lo si sente dire sempre più spesso, anche a parziale correzione dell'ultima riforma, della riforma Franceschini. Non c'è niente di male se si sottolinea, credo, l'opportunità di, come dire, ricalibrare l'attività del Ministero e delle soprintendenze sul territorio, visto che il nostro, no, è un, grazie a Dio, è un patrimonio artistico straordinariamente diffuso sul territorio e che è poi la nostra identità. Ed è un discorso bellissimo questo qui, che certamente, probabilmente domani sera Tommaso Montanari, che sarà qui nel quadro del ciclo, no, delle voci fiorentine, probabilmente ci ricorderà ancora, perché proprio Tommaso Montanari ha insistito in tempi recenti su questo concetto molto bello: la storia dell'arte e tutto quello che intorno alla storia dell'arte si è mosso per noi italiani ha un significato, deve avere, deve continuare ad avere un significato davvero particolare e di importanza fondamentale, proprio anche sotto l'aspetto identitario. E stasera allora, come terzo appuntamento dei recenti restauri, ci occupiamo dell'incoronazione di Giovanni dal Ponte, che è esposta, poi vedremo, in sala 3 al primo piano. A Giovanni dal Ponte la Galleria dell'Accademia ha dedicato tra il novembre del 2016 e la primavera del 2017 la prima mostra monografica. Abbiamo avuto così questa idea, per noi naturale, dal momento che, come è successo in altre occasioni in passato, siamo partiti dal considerare che nella nostra galleria ci sono anche spesso dei nuclei artistici importanti. Si pensi a quello di Lorenzo Monaco, a cui fu dedicata una grande mostra nel 2006, a Lorenzo Bartolini, e Giovanni Di Marco, meglio noto come Giovanni dal Ponte, appunto, anche lui è un artista molto ben rappresentato nelle nostre collezioni. Questa è un'immagine del trittico prima del restauro, poi vedremo naturalmente, soprattutto Lucia Dori ci illustrerà gli aspetti tecnici del restauro. È un'opera che è notevolmente cambiata, come succede quasi sempre, anche dal punto di vista cromatico a una prima occhiata, no? Io tante volte in carriera mi sono meravigliato, no, di come poi
cambia la percezione dell'opera che viene restaurata e evidentemente prima ci siamo abituati talmente a vederla, no? Sotto un aspetto anche appunto di impressione cromatica generale e poi quasi ci si meraviglia quando si vede quella che è una nuova vita, un nuovo aspetto di questo dipinto. Il nucleo di Giovanni Di Marco della Galleria dell'Accademia è davvero importante. Oltre il trittico di cui ci occupiamo, annovera questa Madonna col Bambino, questa bella Madonna col Bambino al centro, che è arrivata da noi in tempi molto recenti, arrivò in sostanza in concomitanza con la mostra. Fu recuperata anche questa grazie al sapiente restauro di Lucia e Andrea Dori dell'Officina del Restauro. Insomma, non mi voglio dilungare più di tanto sulla competenza e l'esperienza professionale di Lucia Dori, che certamente è fra i migliori restauratori che abbiamo sulla fortunatissima piazza di Firenze da questo punto di vista. Anche questo è un restauro particolarmente difficile, perché soprattutto la parte inferiore della tavola era sensibilmente compromessa. Lo si vede anche a un'occhiata, ma con un'opera davvero pazientissima di ricucitura cromatica, non solo del mantello della Vergine, ma anche dell'oro di fondo, no? È stato poi recuperata un'unità visiva importante. Un'opera che ci è arrivata dalla Certosa del Galluzzo, dove era rimasta praticamente dopo le soppressioni, la provenienza originale era dalla chiesa di Badia a Firenze, e poi, ripeto, era finita alla Certosa del Galluzzo, da dove l'abbiamo recuperata. E sta benissimo qui da noi, la vediamo poi anche al primo piano, un'opera davvero significativa nel percorso di Giovanni Dal Ponte, forse una delle opere dove maggiore è il riflesso dal punto di vista stilistico di un grande pittore del Quattrocento fiorentino, Masolino da Panicale, socio e collaboratore, no, di Masaccio agli affreschi, tra l'altro agli affreschi del Carmine. E poi vedete tre coppie di sportelli di tabernacoli, alcuni barbaramente tagliati, tabernacoli a sportelli che erano una delle tipologie più diffuse nella pittura fiorentina dal 300 fino alla metà del 400, quelli in alto qua a sinistra per voi che guardate, vedete un San Giuliano e un San Giovanni Battista di dimensioni relativamente ridotte, e poi San Giacomo e Sant'Elena, anche questi due sportelli da tabernacoli. E altre, vedete, con le annunciazioni nelle parti, diciamo, nelle semilunette nella parte superiore, e le figure di San Michele e di Santa Dorotea. Questo, ecco, è il particolare della bella Madonna col Bambino, con questo slancio affettuoso che come composizione riprende molto da vicino la Madonna di Masolino della Kunsthalle a Brema, che reca la data del 1423 e che quindi costituisce un riflesso cronologico particolarmente importante nel definire il percorso di Giovanni Dal Ponte, che è molto difficile. Gli studiosi si sono a lungo affaticati nel cercare di ricomporre l'iter cronologico dell'artista, che, come scrivevo io nel saggio di presentazione, è un po' genio e sregolatezza, perché cambia moltissimo pelle e modo di dipingere, insomma, e qualche esempio lo vedremo anche qui. Questi sono i particolari appunto delle altre opere. Vedete il Santo Cavaliere San Giuliano che si appoggia a questa enorme spada, e ripeto, purtroppo questi erano di dimensioni maggiori, sono stati tagliati malamente. Questa coppia viene dalla chiesa di Santa Felicita a Firenze, e poi abbiamo questi altri sportelli con San Giacomo e Sant'Elena,
che sono dipinti anche da tergo, perché naturalmente poi gli sportelli, quando si chiudevano nella parte centrale, erano visibili, vedete, con due figure di angeli, si vedono ancora le tracce delle ferrature che sostenevano gli sportelli nella parte centrale, e il prezioso cartellino che ci documenta delle soppressioni, che ci attesta la provenienza originale dalla chiesa della Santissima Annunziata. Queste due tavole difatti facevano parte della celebre raccolta di primitivi che il padre Raimondo Adami aveva riunito alla Santissima Annunziata sul finire del Settecento. Infine, questi altri due sportelli, che curiosamente arrivarono all'Accademia con le soppressioni, riuniti a un'anconetta di Lorenzo Monaco, che naturalmente ha tutta un'altra storia. Pervennero dal convento di San Pietro Martire a Firenze, che è vicino alla chiesa di San Felice, convento domenicano, che si distingueva evidentemente per questi assemblaggi, perché noi abbiamo un altro trittico composto da parti di epoca diversa e di diversi artisti, sempre dalla stessa provenienza, dove evidentemente c'era così veniva praticata questa riunione in tempi abbastanza antichi di opere di provenienza diversa. La mostra di Giovanni Di Marco naturalmente ebbe l'apporto fondamentale anche di Lorenzo Sbaraglio, che è lo studioso, l'attuale direttore della Villa di Poggio a Caiano, del Polo Museale Fiorentino, che aveva dedicato il suo lavoro di tesi, di dottorato, di specializzazione proprio a Giovanni Dal Ponte. E sul versante documentario di committenza delle ricerche di Anna Maria Bernacchioni, che in quell'occasione ha poi fornito la base per alcune interessanti ipotesi di committenza e di provenienza originale. Questa è un'immagine al termine della pulitura, con le stuccature, solo per dire, ovviamente questi aspetti ce li illustrerà benissimo Lucia, però solo per dire che nel complesso, anche da un'immagine come questa, che si può capire la sostanziale conservazione soddisfacente dell'opera, perché vedete, le stuccature interessano solo alcune parti, diciamo, di commettiture delle varie parti del legno e i fori dei tarli, insomma, in sostanza. Questo è l'intero del risultato finale, davvero soddisfacente, credo di poterlo affermare tranquillamente. Dal punto di vista della carpinteria si decise di liberare l'opera dalle aggiunte, diciamo, dei pinnacoli e delle decorazioni vegetali che erano nella parte superiore, che vedremo meglio dopo, ritrovando il classico profilo, no, che è di tanti altari della pittura fiorentina tardogotica, un profilo che è un segno grafico dovuto a un grafico d'eccezione, a Lorenzo Ghiberti, perché poi vedremo alla fine l'origine di questa forma tipica, che, ripeto, ragionando in termini grafici moderni, è proprio una specie di logo del tardo gotico fiorentino, creato niente di meno che da Lorenzo Ghiberti. Questo è un dettaglio del laterale destro. Qui ricordo che tra i risultati più interessanti, in termini propri estetici, il recupero del modellato della cappa del San Domenico, che prima del restauro era assolutamente piatta, appiattita, mentre appunto dopo la pulitura attentissima di Lucia e Andrea ha, diciamo, riacquistato il suo modellato. Un dettaglio del santivo, raro santivo, santo patrono dei giudici, dei notai, degli avvocati, degli uomini di legge, che ha poi offerto il destro ad Anna Maria Bernacchioni per
proporre un'interessante ipotesi di provenienza originale del trittico dalla Cappella Albergotti nella chiesa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo e probabilmente quest'opera rimase di proprietà degli Albergotti nel tempo fino alla fine del Settecento, perché pervenne agli Uffizi dal Monte di Pietà e fu un lascito di Alberico Albergotti, che era allora provveditore del Monte di Pietà e che dimostrò, come poi diciamo si possono leggere dai documenti d'archivio del tempo, lo attestava lo stesso Bencivenni Pelli, che era allora direttore degli Uffizi, una particolare attenzione e predilezione per quest'opera, il che lascia pensare appunto che sia rimasta nella disponibilità della famiglia Albergotti quando nel 1570, se non ricordo male, la cappella fu rinnovata completamente da Giorgio Vasari, che ebbe anche la committenza per l'incoronazione che sostituì questa. Probabilmente attraverso questa via l'opera è poi arrivata appunto agli Uffizi. Questo è un dettaglio invece della parte sinistra con San Francesco e San Giovanni Battista. Vedete qui una pittura, verrebbe da dire, molto tradizionale, addirittura neotrecentesca, no? Con questo rigore formale in queste figure dei santi che davvero colpisce e che contrasta in maniera molto marcata con le cuspidi invece, e che fa tornare alla mente quello che fu il commento di Giovanni Battista Cavalcaselle, fondatore della moderna storia dell'arte, l'occhio più dirimente probabilmente della sua epoca, cioè all'inizio, nella prima metà, diciamo, lungo il corso dell'Ottocento, un uomo semi-analfabeta che ha percorso nelle maniere più diverse, non esclusa a dorso di mulo, tutta l'Europa, scandagliando tutte le gallerie più importanti dell'Europa, e che con i suoi taccuini, con i suoi appunti, ha in moltissime occasioni dato il primo battesimo di un'opera, cioè attribuzioni che ancora oggi reggono tranquillamente il vaglio della critica. Bene, il Cavalcaselle di fronte al trittico nostro, diciamo, un pochino si sbagliò, nel senso che attribuì niente di meno che il registro principale dell'opera a Jacopo del Casentino, un pittore della prima metà del Trecento, però significativamente invece sostenne che le cuspidi erano molto più tarde, della prima metà del Quattrocento, a segnalare evidentemente questa diversità proprio questo scarto visivo. Ma ripeto, nell'attività di Giovanni Dal Ponte capita spesso di trovare queste differenze, così come capita di incontrare dei brani dipinti in una maniera accuratissima, appoggiata con una forma chiusa, davvero ancora trecentesca, accanto a brani come questo particolare davvero singolare della discesa al limbo, vedete, con una pittura molto così accelerata, quasi sfaldata, con questi cangiantismi, ma molto, molto più liberi rispetto a quelli, ad esempio, che si trovano anche in Lorenzo Monaco, e queste fisionomie al limite del grottesco e dell'umoristico addirittura, no? Vedete, già questa scena è davvero molto gustosa, con il Cristo che si sta arrampicando lungo la porta e via via che sale schiaccia sempre di più questo incredibile diavoletto, anche questo un brano proprio così veramente di sprezzatura pittorica davvero singolare, con questi tocchi di bianco incredibilmente liberi.
E poi vedete proprio il piglio di questo artista che qui certamente si ricorda del Beato Angelico, delle forme però chiuse, quasi d'avorio, no? Compatte di Beato Angelico, lo guarda e però lo trasforma in qualcosa di molto più scapestrato, verrebbe da dire, molto più sciolto indubbiamente, però di grande bellezza. E poi vedete la fantasia di questa Annunciazione che sul piano dell'iconografia recupera l'esemplare che ha avuto un'influenza incredibile per tutto il 300 e l'inizio del 400, cioè l'Annunciazione di Taddeo Gaddi di 100 anni prima, che si trova al Museo Bandini a Fiesole, che in origine era nella chiesa di Santa Maria della Croce al Tempio, lungo il fianco di Santa Croce. Per lungo tempo si è ritenuto che fosse appartenente al polittico di Taddeo Gaddi per l'Annunziata, poi ci si è accorti, fu Maria Sframeli se non ricordo male per prima, che riuscì a decifrare questi simboli, diciamo, sugli sguanci superiori della tavola, che è appunto l'emblema della Compagnia di Santa Maria della Croce al Tempio. Questo modello iconografico ha avuto una fortuna straordinaria, da Lorenzo Monaco a Giovanni Toscani, non si contano gli esempi della Vergine Annunciata sotto questa tettoia esterna. Anche qui la sprezzatura straordinaria, il velo della Madonna, no? Con due tocchi di bianco per far intuire la trasparenza. E poi un particolare iconografico curioso con la colomba dello Spirito Santo che sembra lanciata a velocità supersonica, che quasi si stira per la velocità, seguita da un'iconografia molto rara del bambino Gesù, vedete, nudo, che sta reggendo la croce. Questa è un po' una fissa di Giovanni Dal Ponte, che evidentemente fu colpito e particolarmente interessato da questa rara iconografia, perché la ripropone molte volte in questo affresco che è al primo piano di Palazzo Vecchio a Firenze. E poi la ritroviamo in alcune delle sue più famose opere, tre Annunciazioni, vedete, sempre con quel modello iconografico, questa in Santa Maria a Poppiena in Casentino, al centro quella forse la più celebre della chiesa del monastero di Rosano, del monastero benedettino di Rosano, e anche in una delle ultime opere del pittore, che qui vi mostro in bianco e nero, che si trova alla Pinacoteca Vaticana e che reca la data del 1435, Giovanni Del Ponte probabilmente, anche se non siamo certi, dovette morire nel 1438. E sempre con questo schema, uno schema che probabilmente deriva dall'Ignium Vitae di San Bonaventura, dove quindi un testo francescano che ebbe una diffusione straordinaria, dove si affermava appunto che quando, diciamo, si realizzò l'annuncio della maternità appunto alla Madonna, in realtà, dice San Bonaventura, Gesù era già formato, aveva già un corpo ormai definito, e per sostanziare questo concetto probabilmente si diffonde questa iconografia con Gesù che immediatamente segue da presso la colomba dello Spirito Santo. Giovanni Dal Ponte doveva essere particolarmente interessato a questo tema, perché il momento immediatamente precedente a questo accadimento lui ce lo offre anche in cima a un trittico del Museo di Chantilly, del Museo del Castello di Chantilly, il Museo Condé, dove qui invece si vede Dio Padre che sta dando la commissione all'angelo dell'annuncio e già, come dire, mette la mano sul capo a Gesù fanciullo che è già alla croce, no? Quasi a prepararlo a questa missione. Diciamo, è l'attimo forse immediatamente precedente poi al volo, diciamo così, dello Spirito Santo e all'annuncio. Vi faccio vedere questo bellissimo trittico di Chantilly, perché è chiaramente legato al nostro.
per tanti aspetti, non solo per l'iconografia più generale, però ci dà bene l'idea di come quest'artista fosse davvero originale, cambiasse moltissimo. Allora, mi pare si possa dire che questo è precedente stilisticamente, perché come molti studiosi hanno sottolineato, l'inquadramento generale, il modo di dipingere, la gamma cromatica evoca a gran voce il nome di Lorenzo Monaco, quindi probabilmente siamo in una fase anteriore rispetto al nostro trittico. E anche il modo di dipingere, qui bisognerebbe andare con dei dettagli, l'opera è conservata molto bene, vedete, è dipinta in una maniera completamente diversa. Qui le forme sono chiuse, sono compatte, e non a caso le prime attribuzioni dell'opera tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento erano a Lorenzo di Niccolò, un artista appunto che lavora fino ai primi anni del Quattrocento, che tuttavia ha ancora questa pittura molto, no, come dire, compatta, chiusa, molto diversa da Giovanni dal Ponte. Vedete, allora uno insomma a volte si sente dire: ma sono tutti uguali questi pittori più antichi, me l'hanno detto anche stamattina. In realtà non è così, perché vedete che sono molto diversi anche al loro interno. Accidenti, a una prima occhiata chi direbbe forse che sono della stessa mano? Evidentemente c'è un lasso di tempo tra queste due opere. Il concertino è davvero molto vicino, come vedete, no? Alla base c'è solo uno strumento differente. Nella nostra incoronazione abbiamo questo salterio, che invece manca a Chantilly, c'è una piccola viola, ma poi gli altri strumenti, vedete l'arpa gotica, l'organo portativo, insomma, sono poi uguali. Però qui si vede bene la differenza di stesura, proprio molto più libera e filante nella nostra opera rispetto a Chantilly. Il restauro ci ha fatto scoprire cose molto interessanti. Vedete, alla base del trittico, che era veramente offuscata da uno strato di sporcizia che oltre a essere cupo era anche probabilmente spesso davvero, ora non voglio quantificarlo, ma appunto era proprio un vero e proprio manto di sporco, che ci privava di questo divertimento spaziale, no? Così è molto significativo del piede, vedete, di San Francesco, che a un certo punto si piega e appoggia, sembra appoggiarsi sul piano in orizzontale. È una cosa così, è un'illusione che appartiene ancora molto al mondo tardogotico, è una cosa alla Gentile da Fabriano, perché naturalmente la cerchia di Masaccio e dei suoi settatori più vicini aveva altri mezzi molto più prospettici e ortodossi, diciamo, per far capire l'attenzione al dato spaziale. Però questo ha anche un suo significato e si ripete con le stole degli angeli, che vedete vanno anche queste ad adagiarsi sul piano del dipinto. Cos'è successo fra il trittico di Chantilly e il nostro trittico, questa diversità? Io credo che la spiegazione sia l'adesione di Giovanni dal Ponte, una sorta, più che un'adesione, veramente una sorta di folgorazione, come una folgorazione sulla via di Damasco, al pari di San Paolo, al cospetto dell'apparire della lezione di Masaccio. Noi nella mostra l'abbiamo sostenuto, c'è stato un dibattito anche fra noi. Io credo che
questo impatto con la cultura masaccesca sia provato da questo grande complesso d'altare smembrato, la parte centrale con questa bella Madonna col bambino fra angeli, vedete, con questo trono semicircolare molto convincente sul piano spaziale, è finita a Cambridge, al Fitzwilliam Museum in Inghilterra. I due grandi laterali sono al Museo Bandini a Fiesole. Tutto il resto, queste straordinarie tavole di predella e i santini laterali, sono state ricomposte come se fossero una sorta di predella alla Galleria degli Uffizi. Ci sono alcuni brani, questi sono nella parte centrale della predella, vedete, sono gli astanti sulla destra, che in termini stilistici rappresentano, senza tema di smentita, io lo affermai nel catalogo, i brani in assoluto più masacceschi, senza essere ovviamente di Masaccio, a una data che presumibilmente è molto alta. Se noi prestiamo fede alla lettura che fece Stefano Rosselli nel suo famoso sepoltuario alla metà del Seicento, 1424, quando vide questo complesso ancora sull'altar maggiore della chiesa di San Pier Schieraggio, la chiesa poi, no, inglobata nella fabbrica degli Uffizi. Diciamo, c'è stato un certo scetticismo, non tutti sono rimasti convinti, noi abbiamo fatto poi anche una giornata di studi dopo la mostra, ma io credo che questo sia il dato fondamentale per ricalibrare la posizione di Giovanni Dal Ponte nel panorama della pittura fiorentina di primo Quattrocento e tenere conto di questa straordinaria ricezione prontissima nei riguardi della cultura masaccesca, che poi magari si va perdendo. Diciamo, lui con questa sua sregolatezza passa ad altro, se la dimentica, non se la dimentica subito, perché altre opere semisconosciute, come questo San Nicola in trono che si trova nella chiesa di San Donato a Porrona, Cinigiano, nel vicino Grosseto, e che noi avevamo convocato alla mostra, vedete, presenta anche qui un rimando molto preciso alla Sant'Anna Metterzia di Masaccio Masolino degli Uffizi, e ci sono anche degli indizi documentari che probabilmente lo riportano alla stessa data, e soprattutto aprono anche un altro fronte a proposito di Giovanni Dal Ponte, questa straordinaria capacità ritrattistica che compare anche in altre opere e che non è mai stata considerata. Il nostro trittico segna quindi, restando tra le opere più importanti appunto dell'artista, una sorta di ritorno nell'alveo dell'umanesimo tardogotico, perché nonostante quell'esplosione di masaccismo bellissimo che noi abbiamo visto appunto in quei dipinti che vi ho mostrato, il fondamento, diciamo, più importante della cultura di Giovanni Di Marco resta di base tardogotica, e qui si vede bene appunto questo collegamento, no? Con il nume tutelare, grandissimo artista veramente di livello di Brunelleschi e di Donatello, Lorenzo Ghiberti, che appunto si può individuare come il patriarca dell'umanesimo tardogotico, e vedete da dove viene questa famosa forma, no? Che è tanto tipica del tardogotico, viene dalla nicchia di Or San Michele, dove c'è appunto il San Giovanni Battista straordinario in bronzo di Ghiberti del 1414, forma che poi ritorna anche sopra, vedete, i portali della chiesa di Or San Michele. Quindi un'opera davvero importante, che tiene conto anche delle novità introdotte a Firenze da Gentile da Fabriano nel 1423, ma sempre con questo tono libero, individuale, che è una delle caratteristiche più belle di Giovanni Di Marco. E ora lascio volentieri la parola a Lucia Dori, che ci porterà
dentro il nostro trittico. Grazie. Allora, questo è il dipinto prima del restauro, è un dipinto appunto su tavola, formato da tre tavole separate, unite dalle traverse, che poi vi farò vedere, e ha le dimensioni di 1,94 m x 2,15 m, dimensioni che purtroppo non sono quelle originali, perché comunque il dipinto è stato in qualche maniera leggermente tagliato. Come spesso succede prima di affrontare un restauro, ovviamente noi guardiamo tutta la documentazione esistente, quindi all'ufficio catalogo, le varie fotografie antiche e vecchie, e facendo questa ricerca abbiamo trovato due foto a Linari e Brogi prima del 1890, riferite anche al catalogo appunto a Linari fatto nel 1896. Pressoché identiche, cioè la situazione conservativa è uguale, quindi insomma una è appunto la foto a Linari a sinistra e l'altra è Brogi. Da quello che vediamo però ci sono delle differenze con la situazione attuale proprio, e vi faccio vedere il confronto fra le due fotografie. La foto prima del restauro a sinistra e quella appunto a Linari sulla destra. Ovviamente intanto notiamo che ci sono appunto le fioriture vegetali in più, cosa che non esisteva prima del 1890. Ci sono le colonnine tortili aggiunte, i capitelli sono diversi, ci sono anche in più... mancanti anzi ecco qua, questa parte di archetto del San Giovanni Battista, e anche la morfologia della base, diciamo, dei pilastri che reggevano i pinnacoli sono completamente diverse. Da questa situazione abbiamo appunto poi dai documenti capito che appunto c'erano comunque stati due interventi successivi, uno sicuramente prima del 1890, e questo è un punto interrogativo perché appunto non abbiamo certezza, ma probabilmente si riferisce a quell'intervento di rifioritura e ridoratura fatta alla fine del Settecento, fatta fare dal provveditore Albergotti, quando il quadro è stato acquisito dagli Uffizi. Il secondo intervento sicuramente si può datare quindi dopo il 1890, quindi probabilmente a cavallo fra i due secoli. Per quello che riguarda la tecnica costruttiva, questo è il retro del dipinto. Intanto vediamo appunto due traverse non originali, due traverse avvitate. Intanto le tavole sono nate separate, unite dalle traverse, appunto probabilmente anche lì con chiodi forgiati o con altro, ma non certo con viti. Le due tavole di sinistra e di destra sono formate da quattro assi, quella centrale invece da tre, con una tavola piuttosto grande anche come dimensione. Una cosa molto interessante da notare è queste tracce che corrispondono molto probabilmente a dei regolini inchiodati sempre dal davanti e ribattuti sul dietro, che tenevano molto probabilmente il finale della cuspide. E ci sono tutte e tre, queste sono sicuramente tracce originali. Poi ci sono appunto questi ferri che erano stati messi appunto per appenderlo, che ovviamente non sono originali. Questo è un grafico per capire appunto come è stato formato, diciamo, il supporto. In rosso sono tutte le tavole, il perimetro, in nero sono le separazioni delle tavole, in blu sono le tavole che corrispondono alla parte superiore, il registro superiore con l'Annunciazione e
e la discesa al limbo sul davanti, che sono curiosamente messe in obliquo. Cioè le due laterali nello stesso verso, sono formate anche queste da tre tavole, quella centrale opposto, nel verso opposto. In verde invece sono le aggiunte che noi abbiamo trovato, quindi le due traverse che sono non originali, alcuni tasselli che nascondevano insomma delle malefatte oppure delle cose da risanare, quindi sono tasselli aggiunti nei restauri precedenti, delle sverze messe per chiudere delle spaccature. Non abbiamo fatto indagini distruttive, ma solamente l'infrarosso fotografico, l'infrarosso in falso colore e la fluorescenza ultravioletta, fatte tra l'altro da Ottaviano Caruso. Queste indagini fotografiche ci permettono, appunto, senza fare prelievi e cose varie, distruttive, appunto, di vedere, insomma, di darci informazioni sulla tecnica pittorica. Intanto, nella immagine a sinistra, vediamo il disegno preparatorio. Disegno preparatorio che è molto semplice, a pennello, sicuramente molto poco definito anche come chiaroscuro. E questo è presente in tutte le parti del dipinto, ovviamente. Abbiamo notato la presenza della tela da alcune parti sollevate, la tela che ricopriva tutto il dipinto, una tela molto spessa, abbastanza spessa e anche molto compatta, che ricopriva anche ovviamente le cornici esistenti. Nella parte di destra vediamo l'infrarosso in falso colore. Questo ci dà delle informazioni sui pigmenti adoperati, che sono comunque quelli della tavolozza di questo periodo, quindi cinabro, bianco di piombo, terra verde, verdaccio per gli incarnati, poi insomma nero ovviamente, poi insomma delle lacche, come vediamo nella parte appunto degli angiolini o di altro chiaroscuro. L'infrarosso in falso colore, appunto perché si chiama così, è praticamente una tecnica che trasforma, diciamo, con ovviamente una indagine fotografica, il colore ce lo rende in maniera diversa. Quindi il cinabro di cui è formato lo zoccotto di Santivo e il libro viene reso in questo caso in giallo, oppure anche il libro di San Domenico. Questo, per esempio, verdino che si vede come sfumatura del San Domenico è probabilmente un verde, comunque una terra verde. Questo invece rosso della tunica di Santivo, che noi lo vediamo come verde nel visibile, è sicuramente un azzurrite, non è lapislazzolo perché non c'è traccia di lapislazzo. Ecco, la stessa cosa vi faccio vedere per gli angiolini. Questi sono probabilmente un blu di azzurrite, questo è invece un misto probabilmente anche di azzurrite, forse c'è anche dell'indaco. Praticamente il nastro verde che è dato in questo, il nastro rosso che è dato in giallo e questa fluorescenza leggerina appunto gialla che era data dalle ocre e dal giallo di piombo. Per quello che riguarda appunto la tecnica pittorica è una tempera purissima, tempera uovo, c'è appunto qui vedete la terra verde come base e le pennellate molto grafiche, molto diluite, non molto a corpo, che seguono l'andamento del volume e ne creano appunto il chiaroscuro. La cosa molto particolare qui, vedete l'incisione che serviva per non andare oltre, diciamo, con la doratura, quindi dorare solo le parti che necessitavano di oro. E poi, insomma, Giovanni del Ponte
faceva questa linea scura su tutti i profili dei carnati. È bellissima è anche questa particolare dell'occhio con questa riga e questa definizione dell'iride e della pupilla, veramente molto, molto particolare. Questo è un altro particolare, questo prima ancora del restauro, prima della pulitura. Anche qui vedete l'incisione che in alcuni casi poi non è rispettata, come in questo caso vedete la barba. E la corona che è dipinta col nero e una lacca rossa. Questi sono gli angiolini, lo stesso, il verde di preparazione per i carnati, il cinabro, il verde che non è comunque terra verde, ma è probabilmente un verde a base di rame, l'ocra di vario tipo, e poi questo rosa, questa rosa che è dato da una lacca, come la definizione di questi piccoli fiorellini sull'abito della Vergine. Ecco, ora, questa è l'indagine in fluorescenza on vue, qui si parla diciamo, più sul discorso del restauro. La fluorescenza, appunto, in ultravioletta, ci dà delle informazioni sui materiali di restauro e non esistenti sulla superficie. Ogni materiale è cioè man mano che va avanti nel tempo acquisisce una fluorescenza sempre più accentuata ed ogni materiale ha la propria. I ritocchi in genere o le sovrammissioni sono rese sempre più scure, quindi perdono fluorescenza, e in questo caso appunto noi vediamo che c'è una intensa fluorescenza gialla, che è questa che vediamo generale, che è data dalle vernici che ci sono al di sopra della pittura. Notiamo una fluorescenza celestina che è data in questo caso dalle colle presenti al di sotto ancora della vernice, la cui fluorescenza è azzurra. E poi alcune patine assolutamente non fluorescenti, che sono tutte queste cose grigio scure che noi vediamo dappertutto, che sono, e poi l'abbiamo ovviamente scoperto in seguito, delle patine a origine proteica, quindi sicuramente delle colle animali o comunque di questa origine, anche pigmentate, stese comunque in epoca molto antica. Probabilmente si parla sempre di un intervento sicuramente dell'Ottocento, prima ancora appunto del 1890, quindi potrebbe essere riferito proprio a quel periodo appunto in cui c'è questa notizia di restauro della fine del Settecento. Le indagini di fluorescenza le abbiamo ripetute anche nelle prime fasi del restauro, cioè facendo delle prove di pulitura. Ecco, per farvi vedere, questa che noi vediamo è la fluorescenza gialla delle vernici. Questo tassello e questo è praticamente con la vernice già asportata. E quindi viene messo in evidenza la non fluorescenza degli strati al di sotto. In questo tassellino invece qui e qui, questa è la fluorescenza del colore originale che viene fuori avendo asportato queste sovrammissioni incredibili che c'erano sopra. Stessa cosa per quello che riguarda il pannello di destra, qui c'è appunto la nostra prova di pulitura, qui questa è il tassello con già asportata la vernice, quindi la vernice, la fluorescenza non c'è più. Ma c'è questa patina ancora scura, completamente non fluorescente, data dalle colle esistenti in superficie. Stessa cosa per quello che riguarda gli angeli, vedete la quantità di sovrammissioni incredibili che non riuscivamo neanche a credere. La pulitura si è svolta, comunque dopo aver fatto ovviamente delle prove di pulitura con le prove dei test chimici, in tre fasi. La prima è appunto l'asportazione di quella vernice che vi ho fatto vedere, la cui fluorescenza era gialla, quindi probabilmente una vernice oleo-resinosa.
L'abbiamo sciolta con un gel formato appunto da solvanol, quindi insomma alcol etilico e alcol isopropilico. La seconda fase, che era quella più complessa, diciamo, era quella di sciogliere queste patine di colla pigmentate che c'erano al di sotto, e ci è venuto in aiuto un gel a base di citrato di tea che proprio scioglie essenzialmente le patine proteiche. Qui vedete nella diapositiva, nella immagine di destra, la parte pulita, diciamo, con l'asportazione anche dello sporco e delle patine proteiche, che invece sono ancora esistenti in questa parte qui. Stessa cosa sugli angeli. Qui vedete la parte dell'angelo col salterio già pulita, e qui la parte invece ancora con tutti i depositi. A questo stadio c'era già stata l'asportazione della vernice superficiale, quello che rimaneva erano tutte queste patine proteiche pigmentate superficiali. Come vi ha detto prima Angelo, una cosa molto delicata ed anche però che ha dato una resa eccezionale è stato appunto aver recuperato il verde del prato fiorito, che vedete qua. In questo caso c'era addirittura una coltre incredibile, addirittura con una stuccatura al di sopra che copriva poi questa decorazione centrale persa purtroppo. Qui in questo caso c'era anche dell'olio che aveva appunto coperto tutto il verde della preparazione. Queste sono appunto la separazione di sinistra, il margine è non toccato, quindi insomma sicuramente è nato appunto il dipinto separato e unito dalle traverse. La cosa poi che mi interessava fare come insomma notizia è che il supporto è quasi identico a quello di Lorenzo Monaco dell'Annunciazione di Santa Trinità. Se vedi la foto dietro è uguale, solamente quello di Lorenzo Monaco ha tre traverse, questo ne aveva due. La prima superiore era comunque quella, è stata rimessa anche se avvitata purtroppo nella traccia originale. La traversa invece inferiore sicuramente è stata spostata di qualche centimetro. Le scritte sono tutte originali e anche i capitelli, i due capitelli centrali, mentre sono state rifatti i capitelli e le dorature. Ora poi vi faccio vedere nel dettaglio. Le parti appunto con la discesa al limbo e l'annunciazione con le tavole in obliquo erano, diciamo, quelle più spaccate, cioè danneggiate. Oltretutto si era separata anche la tela, cioè la forza del legno aveva fatto rompere anche la tela della preparazione. E qui vedete anche qui la parte pulita, la parte ancora qui, anche in questo caso la vernice era già stata tolta. Questo che voi vedete con tutte queste chiazze scure era proprio le patinature proteiche scure e pigmentate. Qui in particolare con invece la parte già pulita, con questa bellissima cangiantismo rosa e verde, veramente spettacolare. E la terza fase, che appunto al di sotto, diciamo, delle patinature proteiche c'era anche una situazione ancora più preesistente, ad olio in questo caso, con anche delle stuccature grigio scure, quasi nere. Vedete qui, ecco, vi faccio vedere la tela dell'incamottatura, diciamo, e purtroppo tutta spaccata, fessurata, e qui c'è appunto l'apertura delle tavole. In questo caso appunto qui c'era tutta questa ridipintura a olio che è stata però asportata a questo punto con un altro solvente ancora, sempre in sospensione, perché bisogna comunque che i solventi agiscono in superficie e non penetrino
dentro il colore, queste sono insomma le nuove, i nuovi tipi di solventi che adoperiamo. E in questo caso però abbiamo adoperato un'emulsione cerosa con delle gocce di ammonio idrato e dell'alcol con l'essenza di spigo, che è un vecchio solvente, ma dovendo ammorbidire per togliere a bisturi è ancora molto, molto indicato per certe operazioni. Ah, no, aspetta, vediamo. Tra l'altro vi faccio vedere la differenza fra le dorature. Questa è la doratura originale, con il craquelé aperto e l'intonazione molto, molto gialla, un bellissimo oro, e queste invece sono le dorature fatte probabilmente alla fine del Settecento. Quindi c'è una differenza notevole. Lo stesso qui. Qui vedete c'è la parte col craquelé aperto della doratura originale, e queste invece sono le, queste qui sono le parti ridorate alla fine del Settecento. Un altro particolare in corso di pulitura, queste diciamo sono veramente le prime prove, anche qui c'è cioè una situazione incredibile fra ridipinture e patinature e quant'altro. Un altro particolare per vedere anche la consunzione un po' dell'oro esistente e la differenza però di tonalità fra l'oro originale, perché questo appunto è oro originale, le parti invece ridorate che hanno un'intonazione più rossa, proprio tutta un'altra sorda. Ora sicuramente poi insomma avendole pulite hanno riacquistato un pochino di lucentezza, ma... Questa è la parte che vi ho fatto vedere prima, in mezzo agli angeli del prato, con questa patinatura nera, con al di sotto il grigio di una vecchia stuccatura. E qui nella fase della pulitura, questa l'ho messa per farvi vedere intanto il risultato del insperato, perché sembrava praticamente una cosa nera, una macchia nera il manto di San Domenico, invece era completamente ridipinto anche questo, sempre con patina proteica, non a olio per fortuna, ma l'ho messa anche per farvi vedere la consunzione, in questo caso del libro di San Domenico, dei carnati, perché i carnati più diciamo precari erano comunque quello di San Giovanni e di San Domenico, sui quali, soprattutto sui volti, abbiamo fatto diciamo una mezza pulitura. Non siamo intervenuti per togliere tutto quello che era esistente, perché sennò si rischiava veramente di perdere il modellato, e quindi, in accordo ovviamente con la direzione, abbiamo deciso di mantenerli più, la pulitura più cauta. Questo appunto è il prato fiorito una volta tolto quella ripatinatura nera. La cosa bella è praticamente la tecnica con cui ha fatto questo prato, che è fatta a grafito, cioè lui praticamente ha dorato a foglia, questo è il bolo molto aranciato esistente, quindi la doratura l'ha fatta ovviamente generale, e poi ha dato il verde, in questo caso verde di rame, e ha tolto praticamente il colore dove voleva che fosse evidente invece la doratura. Una cosa a parte, un discorso a parte, è per i manti sia della Madonna che di Gesù. Erano quasi completamente ridipinti con il blu di Prussia, quindi anche questo è un intervento sicuramente dopo il Settecento. Abbiamo fatto ovviamente le prove di asportazione per vedere al di sotto lo strato del colore originale, quasi inesistente, almeno per quello che riguarda il Gesù,
Per quello che riguarda invece la Madonna, abbiamo cercato delle parti dove era, si vedeva appunto che anche a luce radente che esisteva il colore originale, e da lì siamo andati avanti recuperando in questo caso, come vedete, il risvolto verde del manto che era completamente offuscato, annerito dall'area di pintura, il libro che era perso nelle nebbie e che invece abbiamo recuperato con addirittura il capolettera rosso che prima non si vedeva, le decorazioni del manto, vedete qui, qui e qui, con la scarpetta rosa che anche questa era offuscata da tutta questa marea di sovrammissioni. Quindi ci sono stati anche in questo caso dei recuperi abbastanza importanti, anche se questo è il grigio della preparazione del blu, fatto comunque a azzurrite, anche se non è stato possibile recuperare che una minima parte del blu della Madonna. Una cosa molto bella appunto invece, che al di là del discorso appunto di cui vi ho parlato del prato fiorito, è questo il recupero del gradino e del piede di Sant'Antonio, che dà questo aspetto di tridimensionalità proprio all'immagine, è come se venisse in fuori tutto lo stesso per quello che riguarda anche le pieghe dei panneggi di Sant'Ivo e di San Domenico, che erano appoggiate proprio sul gradino in maniera appunto tridimensionale. Questo appunto, ecco, qui potete vedere com'era il manto all'inizio, quindi qui c'era ancora appunto la vernice, questa era la ripatinatura marrone-nera che c'era sul manto, e questo è il colore nero con riflessi blu, bellissimo, del San Domenico. Questo volevo fare, l'ho messo anche perché in questa... da questa mancanza poi noi abbiamo visto che anche qui c'era la tela, qui in questa parte qua. Questi sono le due regole che sono stati applicati in un secondo momento, vedete la differenza di doratura tra questo e questo, quindi sono due parti applicate di legno, e quindi insomma è stato sicuramente tagliato qui. Ci può anche far venire l'idea che ci potessero essere anche pilastrini, come nell'incoronazione di Chantilly, perché le misure potrebbero tornare. Se c'erano anche le cuspidi, appunto, col finale appunto fiorito, potrebbe essere veramente molto più simile a quella da questo punto, a livello di costruzione, intendo, ovviamente. Qui è dopo, diciamo, la pulitura, vedete anche qui molto bello i nastri che si appoggiano sul gradino. L'ho messa anche per farvi vedere che questa qui, una volta che noi abbiamo tolto questo strato nero delle ripinture, sono venute fuori le consumature della preparazione originale. Quindi noi, anche come intervento di stuccatura, diciamo, abbiamo voluto non coprire queste tracce della preparazione, e quindi insomma vi faccio vedere poi dopo il tipo di intervento che abbiamo deciso di fare poi per mantenere e non dover grattare, diciamo, queste parti originali della preparazione. Qui abbiamo fatto un grafico sulle durature di restauro. Allora, questa ve l'ho fatta vedere prima, il pannello, cioè il regolo applicato, questa è il capitello completamente falso, non la struttura ma la doratura e anche il colore che è stato ridipinto, la parte praticamente finale della cornice inferiore, mentre questa è tutta originale, comprese anche appunto la parte della decorazione del capitello. Questo è un altro invece base di capitello rifatto, questa appunto l'altra fascia rimessa,
E quindi sono state anche qui ridorate queste parti dei pilastri, le parti esterne delle cornici. Questo sicuramente qui c'è la cuspide tagliata ed è stata praticamente tagliata fino a qui, questa è un'altra parte di doratura rimessa. I capitelli, tra l'altro i capitelli e le colonnine erano stati applicati nell'intervento di restauro precedente inchiodandoli dal davanti, cioè sulla doratura originale. Quindi è stato anche scegliere come riapplicarli non è stato semplice. Vi faccio vedere, questa appunto è la parte della stuccatura, moltissimi fori di tarli che abbiamo stuccato con una base fatta da uno stucco fatto da un polvere di cellulosa, del gesso e della metilcellulosa con l'alcol, che è praticamente, diciamo, una ricetta messa a punto dall'opificio per stuccare appunto sia i fori dei tarli sia per esempio anche qui come base l'abbiamo messa prima del gesso e colla superficiale. Ecco, qui volevo farvi vedere appunto l'intervento sulla doratura. Qui vi ricordate c'era la parte tutta nera, tutta con il gesso grigio. In questo caso lo abbiamo appunto stuccato, quindi si vede la decorazione che doveva essere in origine. Abbiamo messo la foglia d'oro, quindi sotto il bolo ovviamente a guazzo. E questa è la parte, diciamo, abbiamo poi pulito l'eccesso di oro sul verde. E questo è il risultato finale una volta che abbiamo patinato l'oro, ovviamente. Questo è, volevo farvi vedere anche questa parte qui, che è l'intervento di cui vi parlavo sulla preparazione originale. Abbiamo cercato con un sottotono ad acquerello di abbassare, senza ricostruire, perché sennò bisognava ricostruire tutte le decorazioni esistenti e quindi insomma, ci sembrava un intervento troppo, troppo invasivo. Quindi abbiamo cercato, diciamo, con una sorta di neutro, fra virgolette, di intonare, lasciando la superficie intatta della preparazione originale, di intonare con l'acquerello e quindi di evitare, diciamo, il disturbo estetico. E questa è, diciamo, la parte con la parte intonata, diciamo, con queste abbassature. Il ritocco è stato fatto appunto sia acquerello sia con i guazzi, sia con metodo a chiusura, quindi a velatura, sia con il metodo della selezione cromatica. Le vernici che noi abbiamo adoperato sono vernici di ultima generazione, sono urealdeide, quindi si possono sciogliere essenzialmente con l'essenza di petrolio, quindi col solvente a polarità nulla, e praticamente quindi sono sempre reversibili nel tempo e non provocano, diciamo, acidità, cosa che invece viene provocata continuando ad operare vernici naturali resinose. Questa è la parte, diciamo, finale dopo il restauro. Come vedete anche le dorature di restauro si sono abbastanza integrate, quindi ovviamente le abbiamo anche leggermente intonate dove era possibile. Si nota purtroppo ancora questa fessura, ma perché c'è uno scalino, perché la tavola, diciamo, questa tavola qui è superiore, cioè come spessore, all'altra, quindi si è spostata in avanti, e quindi abbiamo dovuto ricreare una specie di scalino per poter raccordare le due tavole, e questo, cioè, fa sì che la luce batta in maniera diversa, ovviamente. Questa è l'immagine, diciamo, con la tavola dietro, le tavole dietro,
dopo il restauro, ovviamente il restauro ha conservato le traverse che ci sono, anche perché appunto abbiamo visto che non provocavano alcuna alterazione, alcuna spaccatura alle tavole precedenti, alle tavole che univano. E qui ci sono appunto delle bruciature che appunto sono state, cioè sono sicuramente originali. È stato fatto un intervento ovviamente di risanamento dal punto di vista dei tarli, quindi insomma, e anche insomma una protezione del retro. Faccio vedere qualche particolare di una bellezza incredibile. Ci sono appunto le dorature e le decorazioni con le foglioline dorate, azzurre, gialle e rosa, quindi insomma c'è tutta una corrispondenza, come vedete qui ritorna il rosa delle guance, il verde, l'azzurro, e qui riuscite a vedere anche purtroppo il colore del blu del manto, che non è stato possibile recuperare se non nelle decorazioni e in questa parte qua che è appunto originale. Il manto comunque è azzurrite, molto scura, ma azzurrite. Questa è la parte molto bella anche qui della discesa al limbo, con il restauro fatto, quindi con la chiusura delle spaccature, con la stuccatura e con il restauro pittorico. E questa è la parte appunto degli angiolini, anche questa appunto con le parti ridorate, con l'abbassatura tonale dello gradino. Una cosa abbiamo adoperato appunto per rimettere le colonnine tortili e i capitelli, i fori che erano stati fatti in precedenza ovviamente, e quindi dal dietro noi abbiamo inserito delle viti molto sottili, adoperando appunto i fori esistenti, e abbiamo avvitato in modo che si può sempre svitare in qualsiasi momento il capitello e le colonnine. E questo appunto sono gli altri che hanno lavorato, ovviamente Andrea, che non parla mai ma dovrebbe anche parlare, Ottaviano Caruso che ha eseguito le indagini fotografiche, Claudio Giusti e noi per le fotografie. Grazie a tutti.